Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Quest'oggi non un tutorial, ma un filmato in cui vi mostro innanzitutto alcuni dei miei ultimi lavori concentrati sulla tecnica celtica che adoro e di cui mi sto innamorando sempre più e di merito alla quale realizzeremo comunque un qualcosina insieme. Vorrei anche rispondere ad un paio di domande che mi vengono spesso poste circa i filati e sulla lavorazione al chiacchierino tramite la navetta piuttosto che con l'ago. Vi mostro dunque i miei nuovi lavori, i miei primi esperimenti per quel che riguarda la tecnica celtica e quindi gli incroci delle lavorazioni fatte appunto con l'ago del chiacchierino. Mi sto divertendo molto, il lavoro non è semplicissimo, ma la resa è un qualcosa che mi piace davvero tanto. Questi sono appunto i miei primi esperimenti realizzati con del filato metallizzato ed in poliestere, esperimenti che andrò a sviluppare, ad arricchire sempre di più. Mi faceva piacere mostrarveli perché appunto andremo a creare un qualcosa di questo genere insieme. Per quanto riguarda i filati, invece, la domanda che appunto mi viene spesso posta è: adoperi solo il cotone? La risposta, come potete immaginare, è no, anche perché appunto questi lavori sono realizzati con filati metallizzati e filati in poliestere. Io utilizzo nei miei video quasi sempre del comunissimo cotone, il tutto per facilitare la lavorazione della creazione che vi sto proponendo e quindi anche una migliore visibilità dell'elaborato stesso. Nel corso del tempo ho usato diversi materiali che vi ho anche mostrato in precedenti video, dai filati un pochino più pregiati e più sottili a quelli metallizzati assolutamente fini, dalla resa alquanto lucente. In questo periodo sto utilizzando dei filati metallizzati che ho trovato in fiera, quindi non riuscirei a suggerirvi la marca perché appunto erano presenti presso uno stand in Coni. È un filato abbastanza rigido, la cui resa è assolutamente brillante per i miei lavori, mi piace molto. Comunque online trovate una marea di proposte in merito. Io credo che dobbiate un attimino anche valutare voi cosa apprezzate di più. Io ritengo che poi ciascuno, in base alla propria manualità, in base ai propri gusti, scelga il tipo di materiale da utilizzare, in base anche all'effetto che si vuole dare all'oggetto che si sta creando. Quindi da parte mia non mancheranno i suggerimenti circa i materiali trovati sia in fiera piuttosto che online. Poi ovviamente a discrezione di ciascuno la scelta di cosa usare per le proprie creazioni. Altra domanda che mi viene posta è: Anto, perché non realizzi tutorial con la navetta? E la mia risposta non può che essere negativa, perché con la navetta l'Anto al momento non è in grado di fare nulla, mentre con l'ago è stato amore al primo nodo. Con la navetta ho rinunciato al primo approccio, ma ritenterò, voglio ritentare perché apprezzo ampliare le mie conoscenze, soprattutto apprezzo quest'arte che ci accomuna e che deve accomunarci a prescindere dallo strumento che si adopera. Altra domanda imbarazzante in merito è: meglio la lavorazione con la navetta o con l'ago? Io credo che la navetta sia potenzialmente lo strumento che fra i due dia la possibilità di realizzare lavori più precisi,
Basti pensare al solo fatto che i nodi vanno a stringersi direttamente sul filo che scorre all'interno dei nodi doppi e non sull'ago per poi scivolare sul filo. Ma ritengo anche che le reali potenzialità stiano nelle mani e nella testa di chi lavora questa tecnica. Ho visto lavori bellissimi e precisi sia con la navetta che con l'ago e lavori meno validi sia con l'ago che con la navetta. Quindi la pratica, il continuare a sperimentare, l'attenzione sono le uniche regole che possono migliorare un risultato perché approfondiscono la conoscenza dello strumento stesso, che sia ago o che sia la navetta. Ciò che ritengo sia fondamentale con l'ago e continuo a ripeterlo da tempo, è il fare attenzione al filo da adoperare con il giusto ago. Quando sfiliamo i nodi dall'ago è fondamentale sentire un adeguato attrito, di modo che il lavoro rimanga teso. Ed inoltre i nodi sull'ago vanno montati con calma e con cura. Questi sono solo chiacchiere, piccoli pareri che mi andava di condividere con voi, ma soprattutto avevo voglia di mostrarvi questi nuovi lavori che mi stanno appassionando e che condivideremo in qualche modo. Quindi continuate a seguirmi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in merito agli argomenti che ho trattato scrivendomi un commento sotto il video. Vi aspetto prestissimo con un nuovo tutorial. Vi mando un grosso bacio. Ciao a tutti da Lanto.